sulla strada verso la normalizzazione delle nostre vite ci aspetta anche l'area del turismo, ci aspetta una considerazione su come faremo, come andremo in vacanza, come saranno le nostre spiagge, in quali alberghi andremo a soggiornare, si potrà ancora fare delle gite nel weekend, o piuttosto che come dovremo vestirci o che cosa, di cosa dovremo aver paura. Sicuramente penso, ma è un pensiero personale, alla gente comune, a noi, a tutti noi, non verrà a mancare lo spirito del viaggio, lo spirito dello svago, lo spirito del divertimento, la voglia di staccare e di cercare location, posti particolari. È un mio pensiero personale. Oggi vorrei approfondire questo discorso legato al turismo con Elia Frappolli. Elia Frappolli, già direttore di Ticino Turismo, ora si occupa come consulente indipendente chiaramente della materia turistica. E con Elia, con me, Cristina Giotto, direttrice di ATED, perché anche nel turismo le nuove tecnologie possono avere una certa rilevanza. Ciao Elia, ciao Cristina. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Elia, volevo chiederti innanzitutto se la mia considerazione era corretta e secondo te, quali saranno o quali sono, quali iniziano ad essere i bisogni di chi cerca nel turismo un momento di svago piuttosto che di divertimento? Sì, la voglia di svago, di divertimento, di turismo c'è ancora, anzi per certi versi io credo c'è ancora di più, quindi dopo questo periodo di comunque, chiamiamola così, reclusione in casa perché era necessario, la voglia di uscire è forte. È chiaro che il turismo che vedremo adesso, nei prossimi mesi, sarà un turismo che dovrà essere per forza compatibile con quelle che sono le regole sociali e di igiene necessarie. Quindi tutto quello che è la distanza sociale ed evitare assolutamente qualsiasi tipo di assembramento andrà a impattare sulle abitudini turistiche. Il turismo, sappiamo per definizione, spesso è proprio legato a questa necessità di stare vicini, di stare insieme. Pensiamo anche semplicemente a cosa voglia dire andare a un concerto. Ecco, sono tutte cose che non potremo sperimentare a breve. E quindi ecco, il turismo si sposterà verso modi diversi di svagarsi, e sicuramente un trend forte che già vediamo al momento e che sarà sicuramente in crescita forte quest'estate è quello legato alla natura, ai grandi spazi, all'aria aperta, perché ovviamente permette di tenere le distanze sociali e anzi per certi versi è un po' anche un riscatto da queste settimane, mesi, diciamo così, per certi versi chiusi in casa. Ecco allora che la voglia di vacanze nella natura all'aria aperta sta diventando un trend abbastanza forte. Addirittura si vedono i portali che permettono di prenotare case di vacanza, eccetera, dove si può, tra virgolette, restare isolati nella natura. Noi in Ticino abbiamo questi bei rustici, sono prese letteralmente d'assalto, le prenotazioni esplodono. Quando invece il turismo un po' più tradizionale, quindi soprattutto quello cittadino negli alberghi, fa un po' più fatica e farà un po' più fatica. Secondo te questa esigenza di cercare qualcosa più legato alla natura, ecco, mettiamo così, qualcosa di più, diciamo, sostenibile, non so, o qualcosa di un po' un po' meno ricercato, è una tendenza che nasce a seguito della pandemia o è un qualcosa che già, o era una tendenza che già era in essere e questa e la pandemia l'ha resa più veloce? È proprio questo l'aspetto. In realtà era una tendenza già conosciuta, non è nulla di nuovo. Sappiamo che questo turismo rigenerativo, turismo a contatto con la natura, la voglia di verde, di ecosostenibile era già in atto ed era un trend piuttosto importante. È chiaro che la pandemia l'ha accelerato. In un certo senso stiamo vedendo oggi, dopo un paio di mesi, quello che forse avremmo visto tra qualche anno. Ecco che quindi vediamo questa accelerazione. Ovviamente in questo momento l'accelerazione viene dal fatto che risponde a un bisogno ben preciso. È anche vero che la pandemia in questo momento dà anche un'altra interpretazione turistica ed è quella della ricerca di esperienze sempre più autentiche. Anche questa era già una tendenza prima, confermata, ma adesso sta accelerando, la voglia proprio di cercare di qualcosa di particolare. E forse questo particolare cercarlo anche un po' più vicino, e quindi ecco che ancora una volta la impossibilità di viaggiare lontano ci spinge a guardare vicino, e guardando bene vicino ci accorgiamo che ci sono tante cose che
può essere un'interessante opportunità, sia turistica, perché in questo momento crea comunque un po' di movimento, e dall'altra parte però anche interessante per chi ci vive, perché scopre delle parti del territorio suo che non aveva mai visto. Ma questo vale per il Ticino, come Svizzera su Svizzera, ma anche Italia su Italia. Diciamo che ogni paese sta riscoprendo un po' questo turismo interno. Senza poi dimenticare quell'altra grande tendenza che era già in atto da anni e che in questo momento sta accelerando, che è il turismo, chiamiamolo così, trasformativo, transformative in inglese. Noi siamo passati qualche decina d'anni fa da un turismo piuttosto di massa, e quindi sappiamo che cosa vuol dire, a un turismo attuale che è un turismo delle esperienze, quindi la gente cerca l'esperienza più che l'attività preconfezionata, e pian piano ci stiamo spostando verso il turismo trasformativo, dove l'esperienza conta, ma più che altro nella sua essenza, quindi deve essere quel qualcosa di speciale che ha trasformato la mia vita o il mio modo di vedere. Quindi, ad esempio, vanno di moda delle esperienze particolari, come passare, che so, 2 o 3 giorni in un convento in totale silenzio. Pensare dal punto di vista turistico è piuttosto minimal, perché ho una piccola cella nei Sì, frati, nel convento, piuttosto che il minimo minimo, e sono in silenzio per 2 giorni, eppure per questo io sono disposto a pagare e torno con un arricchimento, piuttosto che chi va a fare dello yoga, per esempio, in posti particolari nel mondo, oppure delle esperienze quasi di eremitaggio in alta quota. Ecco, sono tutte cose che esistono già nella tradizione, quindi il ritagliarsi dello spazio nella natura, l'eremita, eccetera, queste sono cose già viste, ma diciamo così, che vengono riscoperte in chiave turistica in questo momento, perché la vera chiave, quello che la gente vuole portarsi a casa, è un'esperienza unica, particolare, e non tanto semplicemente l'essere stato in un bell'hotel o con una bella piscina. Ecco, diciamo che il valore dell'emozione diventa più forte del valore delle cose, quindi quanto è grande la camera forse non è importante, ma quanto bella l'esperienza che mi porterò a casa e quanto mi cambierà all'interno. È una cosa che effettivamente in questo momento in cui ci rendiamo conto dell'essenza delle cose importanti e dell'anche fragilità della vita, forse ci spostiamo verso un turismo che è più di essenza e meno di apparenza, mettiamola così. Più di essenza e meno di apparenza. Mi viene da pensare, un turismo per un ridotto numero di persone consapevoli, cioè, visto anche cosa si vede sui social, di esempi ormai diffusi di analfabetismo funzionale, piuttosto che insomma, trend abbastanza demotivanti dal punto di vista di come me crede nell'essere umano. L'idea che sia un turismo, cioè sono consapevole che esiste, che ho un'esigenza di trasformativa, mettiamola in questa maniera, allora mi guardo più, diciamo, appunto l'esperienza rispetto che all'hotel di lusso. Può essere così? Sì, assolutamente. E per certi versi, secondo me, è anche un modo di fare turismo forse anche più democratico, nel senso, comunque non si tratta di turismo per pochi, ma io credo che sia un turismo per tanti, ma semplicemente meglio spalmato sul territorio. I difetti del turismo di massa li conosciamo. Non è tanto la quantità di turisti, ma è la quantità di turisti tutti nello stesso posto, tutti a fare la stessa cosa. E questo è un problema per il turista, perché l'esperienza che poi porta a casa è di basso livello, ma è un problema anche per i luoghi che vengono distrutti, l'ambiente che viene rovinato da questo turismo di massa. Se però cominciamo a muoverci tutti, ma con più consapevolezza, e il muoversi può anche voler dire percorrere molti meno chilometri, quindi impattare meno sull'ambiente, ma semplicemente scoprire quel bel posto che ho vicino a casa, che ci posso anche arrivare in bicicletta, ecco che diventa un'esperienza turistica arricchente e anche sostenibile, perché a questo punto il movimento turistico è più diluito e spalmato su un grande territorio, e tra l'altro anche dal punto di vista economico genera un impatto più sostenibile, perché ecco che non tutti nello stesso posto, ma andiamo a scoprire posti diversi. Ecco, questa ricchezza per certi versi può essere una ricchezza non solo di esperienza turistica delle persone, ma anche una ricchezza economica, perché sappiamo che il turismo ha anche un forte impatto e indotto economico, genera posti di lavoro, eccetera. Ma è utile e sano quando si ripartisce sul territorio. I fenomeni di turismo di massa, ne abbiamo visti di estremi, hanno degli impatti non sostenibili, purtroppo lo sappiamo. Eh, E se possiamo, parliamo di... devo, scusami. Scusa, Davide, volevo Sì. introdurre, sentendo queste cose, appunto, abbiamo parlato molto della parte umanistica, ovviamente come ATET noi diciamo, siamo inclini a metterci in mezzo la tecnologia, e volevo capire cosa ne pensi, appunto,
appunto, la sfida tecnologia e, o il binomio tecnologia-turismo, secondo te può giocare un ruolo determinante in questo momento la tecnologia? Deve giocarlo o è marginale, secondo te? Dobbiamo trovare altre strade? La tecnologia nel turismo ha un ruolo fondamentale, però bisogna metterla nella giusta prospettiva, nel senso io non credo, magari mi sbaglierò, che in futuro noi viaggeremo semplicemente indossando degli occhiali multimediali e non dovremo più spostarci, li mettiamo e partiamo per il viaggio. Io credo comunque che il turismo sarà sempre fatto di spostamenti fisici reali, di contatti, di emozioni, di persone, ecco. Detto questo, però, non significa che non abbiamo tecnologia là dentro. La tecnologia nel turismo oggi è fondamentale nella fase di decisione, ovvero io sono il turista, devo decidere cosa fare, dove andare, ho un mondo intero davanti a me e devo trovare la cosa giusta. Ecco che qui la tecnologia, l'abbiamo visto con l'avvento di internet, diventa fondamentale, ma non deve più solamente informarmi su che cosa c'è, perché per questo c'erano anche le guide turistiche cartacee, ma deve permettermi di anticipare l'esperienza. E in questo momento di post-Covid, dove io voglio sapere dove andrò, voglio capire se mi sento sicuro in quel posto, voglio capire se ci sono gli spazi necessari, ecco che l'anticipare l'esperienza con la tecnologia diventa importantissimo. Anticipare significa banalmente uno può fornire una fotografia, ma la fotografia può essere un video. Se poi è una proiezione tridimensionale, meglio ancora, o magari una realtà virtuale delle camere, così le vedo in anticipo e poi possiamo andare avanti e spostarci alla realtà virtuale, realtà aumentata o altro ancora. Ecco che qui nel prevedere l'esperienza la tecnologia è importantissima. Un altro aspetto dove la tecnologia è cruciale nel turismo è tutto quello che riguarda le prenotazioni. Sappiamo benissimo quanto i grandi motori di prenotazioni online lavorino con strumenti tecnologici estremamente avanzati, perché qui è fondamentale dirigere i flussi. E poi c'è un altro aspetto legato alla tecnologia, secondo me interessante, che è la tecnologia per mettere in valore quei luoghi di cultura dove magari non è facile accorgersi di quello che ho attorno. Quindi pensiamo a un museo dove se lo guardo con occhi magari distratti vedo solo degli oggetti, ma se io per esempio con la realtà aumentata posso vedere questi oggetti nel loro contesto naturale in cui erano inseriti, diventa molto più interessante. Allora la tecnologia e il turismo possono, la tecnologia può aiutare parecchio nel turismo per mettere in valore. Ecco, credo che la tecnologia abbia degli importanti sviluppi nell'ambito turistico. L'importante è metterla in giusto equilibrio con quelle che sono le emozioni, che invece non sono fatte di tecnologia, ma sono fatte di relazioni umane. Chiarissimo. Abbiamo delineato un attimino quali sono, potrebbero essere i bisogni dei cittadini, i bisogni delle persone, quindi un qualcosa di più intimista, qualcosa di un po' più ricercato, qualcosa di un po' più isolato, qualcosa di un po' meno di massa, chiaramente nel breve periodo alimentato o anche condizionato dalla paura. Mettiamoci un po' nei panni degli operatori turistici. Ovvero, se questo è il bisogno, gli operatori turistici penso, dimmi tu, dammi tu conferma, che adesso necessitino di un cambiamento molto veloce, non possono prendere tempo, non possono rinviare. Quindi, come secondo te, quali potrebbero essere le strategie più adeguate per chi si occupa, per chi è un imprenditore del turismo, per adeguarsi a questi bisogni nella velocità richiesta dai nostri tempi? Beh, per gli operatori questo è un momento particolarissimo perché hanno davanti due sfide contemporanee. La prima è quella di sopravvivere, e questa è brutale, ma è la necessità del momento. Devono sopravvivere a questo momento difficile che è duro, ovviamente, intanto sono ancora chiusi e quindi devono darsi da fare per sopravvivere. Ecco, se però ci limitiamo a questa prima sfida, e purtroppo c'è chi pensa solo a questo, il problema è che poi rischiamo di risvegliarci tra un po' di tempo, quando tutto decollerà di nuovo, e ci troviamo completamente spiazzati perché il mondo turistico probabilmente non è più quello che abbiamo lasciato. Questa evoluzione sarà rapidissima. Quindi la seconda sfida è quella di, beh, mentre adesso devo sopravvivere e sono chiuso o apro a regime molto ridotto, pensare immediatamente ora a questo cambiamento per farmi cogliere pronto tra poco, quindi quando la situazione si sarà normalizzata. Io credo quest'estate avremo una situazione un po' anomala e particolare, che non deve essere presa ad esempio perché sarà un po' una transizione, quindi una mezza apertura, eccetera. Ma farmi cogliere preparato, io spero nel 2021, quando invece saremo tornati a regime, ma sarà un nuovo regime. Allora ecco che lì per qualcuno sarà una doccia fredda perché scoprirà di non avere più il suo mercato, dirà, oh, dove è sparito il mio mercato?
E qualcuno invece, se si è dato da fare, potrà scoprire che ci sono delle nicchie nuove, non ancora sfruttate da nessuno, che può andare a cogliere. Per esempio, questo aspetto del turismo nella natura sarà un trend, secondo me, che continuerà ad aumentare. Ed ecco, qui si aprono tantissime opportunità, perché non è ancora molto sviluppato, in pochi si sono già mossi. E tra l'altro sono anche opportunità dal punto di vista commerciale e di business piuttosto interessanti, perché in questo mondo in cui l'esperienza, no, come dicevamo prima, quell'esperienza trasformativa che mi porto a casa vale più dell'infrastruttura, significa che io con strutture anche meno costose dal punto di vista degli investimenti posso generare un grande valore aggiunto. Faccio l'esempio della casa sull'albero, diventa un'esperienza dormire una notte nella casetta sull'albero, ma la casetta sull'albero non costa quanto la camera di un albergo 4 o 5 stelle. Il prezzo che posso far pagare però è lo stesso. Ecco, ora è un esempio banale, ma questo per far capire che ci sono numerose nuove opportunità che vanno ad aprirsi, bisogna saperle cogliere. Ecco, quindi la sfida è quella di sì, preoccuparsi dell'oggi, del qui ed ora, della sopravvivenza, ma tenere sempre un occhio aperto su quel che arriverà, altrimenti rischiamo di avere un brutto risveglio. Questo occhio aperto su quello che verrà, come lo può fare un imprenditore un operatore del turismo? Guardare su internet piuttosto che, io so che tu per esempio hai pubblicato degli interessanti webinar, tra l'altro gratuiti, quindi che sono una risorsa preziosa, anch'io che non sono un operatore del settore. Li ho capiti e ho capito molti aspetti anche soprattutto sul turismo più intimistico, più trasformativo. Quali sono le fonti? Dove mi posso informare? Dove posso capire dove va il mercato? Dove posso capire quello che posso agire? Magari aggiungo anch'io una cosa, scusa Lia. Le competenze degli operatori turistici, secondo te, erano adeguate prima, lo sono oggi, o come cambieranno anche in base a queste cose? Le persone dovranno comunque essere formate in maniera diversa? Eh sì, effettivamente, allora ci vogliono due aspetti. Uno è l'apertura mentale, no? Che spesso è quella dell'imprenditore o del proprietario, che sia dell'albergo, del ristorante, dell'ostello, della capanna, no? Quindi uno è l'apertura mentale. L'apertura mentale permette, in questo momento c'è una quantità di informazioni che vengono divulgate. Io, per esempio, ho creato questi webinar con dei colleghi gratuiti e abbiamo avuto un'ottima partecipazione, ma ce ne sono tantissimi online, quindi c'è possibilità di apprendere, questo sì. Dall'altra parte poi però anche di sapersi far aiutare e consigliare da esperti. Quindi se decidiamo che abbiamo bisogno di tecnologia, per esempio, e io sono un albergatore bravissimo ad accogliere gli ospiti, ma ci capisco poco di tecnologia, devo andare a trovare le persone giuste. Quindi questo può essere o una consulenza esterna oppure l'integrare nella mia struttura organica delle persone competenti. Quindi ecco, un albergo potrebbe sempre più oggi indirizzarsi verso delle posizioni come, che so, il social media manager, che è la persona che gestisce i social all'interno di un albergo. Ci sono strutture che lo possono fare perché sono grandi abbastanza, altre che sono troppo piccole e quindi lo danno in outsourcing a delle società esterne. Ora ho fatto solo un esempio, ma diciamo che le competenze vanno cercate nel mercato e oggi trovo soprattutto tra i giovani in questo ambito delle tecnologie abbiamo diversi profili interessanti. Forse quello che secondo me un po' manca adesso è dal punto di vista delle istituzioni, delle organizzazioni turistiche, diciamo così, fornire questi input di cambiamento, fornire queste linee guida di cosa succederà e quindi a cosa devo essere preparato, perché oggi che troviamo un po' di tutti i tipi online. Io stesso ho fatto i miei webinar, ma sarebbe utile che le organizzazioni, quelle ufficiali, dicano: ecco, questa è la linea da seguire. Se andiamo tutti in questa direzione, ce la possiamo fare. Ecco, questo credo manchi ancora. Spero che sia in fase di realizzazione. Tu credi in un Ticino, scusami Davide, tu credi in un Ticino coeso e quindi una forte sinergia, ce la facciamo insieme, ognuno comunque può guadagnare il suo pezzettino e insieme però facciamo la differenza e lo vedi il Ticino che sperimenta una cosa del genere, sorridi. Allora, non è facile, perché io beh, ho lavorato a Ticino Turismo per 7 anni e ho visto quanto è difficile creare questa coesione, per cui è difficile mettere tutti d'accordo, sono centinaia, anzi migliaia in realtà, di operatori turistici, far sì che siano tutti d'accordo è un'impresa titanica. Però anche è anche vero, secondo me, che siamo in un momento così di forte crisi che la necessità
per certi versi fa superare certe dinamiche, certi campanilismi, certi attriti, e io spero possa permetterci di unire le forze. Non vuol dire che tutti al 100% rimarranno nella stessa direzione, però se almeno al 70, 80, 90% rimassimo tutti nella stessa direzione, faremo un cambiamento enorme. Quindi io credo, tra virgolette, anche nelle opportunità che la crisi si porta dietro, quindi porta un sacco di problemi, cioè preferibilmente non la vorremmo ovviamente la crisi, ma nel momento che c'è, prendiamone anche la parte positiva, che è quella che ci stimola per forza, perché siamo obbligati, perché dobbiamo sopravvivere, a fare dei cambiamenti importanti, che magari in tempi di, tra virgolette, vacche grasse, ci saremmo detti, ma sì, ci penseremo poi un'altra volta. Invece adesso non possiamo più dire questo, bisogna proprio fare il cambiamento. Quindi per certi versi c'è anche un'opportunità in questo momento difficile. Prendo un po' spunto da quello che hai detto prima. Quali sono, a livello istituzionale, che sia il cantone, che sia un altro stato, un'altra regione, quale potrebbe essere uno strumento, non parlo dal punto di vista finanziario, uno strumento che possa agevolare questo cambiamento o fare da guida agli imprenditori del turismo? Non so, una piattaforma, la comunicazione, tu parlavi prima di content manager. Magari una figura di questo tipo condivisa, quale potrebbe essere due o tre cose, due o tre pilastri su cui un'istituzione dovrebbe muoversi? Beh, secondo me in questo momento in cui è necessario un cambiamento strutturale per far fronte a queste esigenze che arriveranno, e poi tra l'altro un piccolo inciso, siamo attenti che il resto del mondo sta facendo lo stesso, cioè nel senso ognuno cerca di ritagliarsi il suo pezzettino di torta, e quello che non dobbiamo fare è che quando ci risvegliamo nel frattempo qualcuno ci ha rubato il nostro e noi ci troviamo con nulla in mano. Ecco, in questa logica secondo me la cosa importante su cui investire non è tanto il marketing e la comunicazione, ci si è spesso concentrati molto su questo aspetto, che va bene quando tu hai un prodotto perfetto e che funziona, fai marketing. Ma quando ti trovi che il prodotto non sai più esattamente che cos'è, lascia stare il marketing, non serve fare fumo, tra virgolette, quando non c'è l'arrosto, creiamo l'arrosto e quindi investiamo le risorse nel creare un nuovo prodotto turistico. Quindi io in questo momento quello su cui mi concentrerei è proprio questo, dare tutte le possibilità anche economiche necessarie a quegli imprenditori che uno sopravvivono e due vogliono veramente cambiare ed innovare. Quello secondo me è la priorità in questo momento. Poi il marketing e la comunicazione secondo me possono arrivare anche in un secondo tempo. Quindi se ho capito bene, è inutile fare marketing, comunicazione o spingere sulla vendita di un prodotto non so, da un menu fino a una camera d'albergo, piuttosto che se adesso non c'è di fatto, non c'è la domanda per quel tipo di servizio, corretto? Abbiamo sprecato delle risorse, facciamo marketing su qualcosa per cui non c'è domanda. Quindi la prima sfida è creare la domanda. E spesso sappiamo che se la domanda è azzeccata ed è puntuale ed è precisa, non serve il marketing, l'offerta arriva. Rifaccio l'esempio di questo momento: i rustici nelle nostre valli, quindi questi edifici isolati nel mezzo di un bosco. Si creano da soli la domanda perché in questo momento è quello che la gente sta cercando. Vado con la mia famiglia e sono isolato, quindi non ho necessità di contatti sociali. E senza fare marketing si stanno vendendo da soli sui canali online. Ecco allora che se io trovo l'elemento di offerta giusto, per certi versi il marketing è già fatto. Quindi prima il prodotto e poi il marketing. Ecco, io non credo che adesso con una campagna marketing straordinaria andiamo a risollevare le sorti del turismo, anche perché ricordiamoci che tutto il mondo lo sta facendo, per cui la nostra è una gocciolina d'acqua in mezzo al mare, siamo pur sempre il piccolo ticino all'interno della Svizzera, in un'Europa che è all'interno di un mondo. È corretto, perché dalle parole che hai detto mi sembra che adesso le imprese siano più preoccupate di adattare al turismo di massa delle infrastrutture esistenti. Cioè, faccio riferimento per esempio alla polemica che sui plexiglass nei ristoranti piuttosto che nelle spiagge. Cioè, introdurre degli accorgimenti rendendo non proprio piacevole l'esperienza, quindi andando contro quello che tu dicevi prima, pur di poter intercettare ancora quel turismo di massa. Beh, allora è comprensibile ed è anche giusto, nel senso se io oggi ho un ristorante e l'alternativa è rimanere chiuso e se no devo mettere, che so, il plexiglass, metto il plexiglass ovviamente. Questo ci sta e fa parte della strategia di sopravvivenza che dicevo prima, ora devo sopravvivere. L'elemento secondo però è ok, ora metto il plexiglass e cerco di sopravvivere quest'anno. Però in vista di quello che succederà, adesso io non so se l'anno prossimo ci vorrà ancora il plexiglass, spero di no, però
Che cosa cambierà nel frattempo? Cioè, facciamo che ci ritroviamo a non dover più usare il plexiglass perché tra un anno, io spero, non abbiamo più queste problematiche. Ma sono sicuro che avrò ancora la clientela di prima? Quindi, se sono un ristorante, per esempio, è cambiato qualcosa sulle esigenze dei miei clienti? In uno dei nostri webinar, per esempio, avevamo uno chef particolare, Pietro Lehmann. Lui è il primo chef che ha vinto una stella Michelin con un ristorante vegetariano, solo vegetariano in Europa, che ci parla, per esempio, di questa tendenza verso la cucina. Non per forza solo vegetariana, ma quante siano le persone che apprezzano questo tipo di cucina. E magari non sono vegetariani per forza, ma semplicemente variano tra uno e l'altro, la necessità di prodotti locali, la necessità di ricette a chilometro zero, eccetera, eccetera. Ecco, tutti questi aspetti probabilmente devo chiedermelo se sono un ristorante. Ora abbiamo fatto ad esempio un ristorante. Se sono un albergo, ci sono tanti altri aspetti su cui devo chiedermi se la gente arriverà ancora nello stesso modo. E rispettivamente, ricordo, non solo i problemi, anche le opportunità. Perché io credo che siamo davanti a un periodo in cui non solo quest'estate vivremo un forte ritorno del turismo locale, quindi svizzeri che restano in Svizzera, ticinesi che restano in Ticino. E quello per il momento suona ancora un po' strano. In passato ticinesi che restano in Ticino non suonava per nulla. Quest'estate penso che cominceremo a viverlo. Ma è anche una questione finanziaria. Tu vedi, intravedi la possibilità di promuovere un Ticino per tutti e quindi uno Stato che viene in aiuto, come abbiamo detto prima, per questo settore importantissimo, ma proprio offrendo la possibilità ai ticinesi di scoprire il Ticino, ma anche diciamo con dei prezzi da ticinesi, perché comunque sappiamo che il Ticino ha 12 o 13 contratti normali di lavoro, quindi sappiamo le condizioni dei ticinesi, quali sono, lo stipendio minimo è fissato neanche 4.000 franchi, non potremo andare tutti al Kurhaus di Cademario, ma sarebbe bello poterci andare una volta. La vedi come strategia possibile? Sarebbe auspicabile qualcosa del genere, perché questo ci permetterebbe veramente di portare poi l'esperienza, di poterlo raccontare, soprattutto magari da parte di famiglie, di persone che non hanno mai potuto vivere un'esperienza del genere. Ovviamente il ritorno d'immagine sarebbe anche importante, è vero, magari in classi diverse, però potrebbe essere una strategia. Sì, questo è l'aspetto che credo cominceremo a vivere quest'estate. È chiaro, allora, noi la tendenza è sempre a fare le vacanze altrove, no? E, da ticinesi, da svizzeri, diciamo così, abbiamo un grosso vantaggio che andando a fare vacanze all'estero quasi sempre ci va bene, cioè siamo sempre, tra virgolette, quelli con più disponibilità economica, per cui è sempre interessante andare in vacanza perché la vita costa quasi sempre meno, più o meno in qualunque posto andiamo, che sia la vicina Italia piuttosto che se andiamo dall'altra parte del mondo. E questa quindi ovviamente è una sfida perché fare una vacanza in Ticino comunque comporta anche dei costi più importanti, dovuti proprio al fatto che il prodotto in Ticino, come dicevamo, il contratto di lavoro, la merce, eccetera, eccetera, è più alta. Quindi è difficile che gli alberghi in un momento di crisi come questo possano abbattere di così tanto il prezzo perché non sopravviverebbero. Però è anche vero che andiamo a risparmiare su un costo importante che è quello del viaggio. Sappiamo che in un viaggio, in una vacanza, il viaggio può impattare anche nella metà. Per cui in questo caso non avremmo questo costo, ed ecco che potremmo investirlo in questa esperienza. Per cui sì, l'albergo costa, adesso semplifico, il doppio, però risparmio la metà sul costo di viaggio, per cui alla fine il risultato finale è lo stesso. Questo è un aspetto. Ma poi secondo me anche un altro, ed è quello che comunque l'offerta ticinese è variegata e offre questa logica che dicevamo dell'esperienza che conta, e non solo il fatto che è un 5 stelle, che ci sono delle bellissime esperienze da fare in Ticino che hanno dei costi comunque contenuti. Io penso a delle esperienze che faccio spesso con la famiglia, ci piacciono tantissimo andare a dormire nelle capanne alpine. Il costo è molto contenuto, ma per una famiglia è eccezionale la bellezza di questa esperienza, anche la formazione, anche quello che imparano i bimbi in questa esperienza di condivisione, che tra l'altro, tra parentesi, quest'estate non sarà facilissimo perché lo star vicini è difficile. Però ecco, ci sono delle possibilità anche dei costi contenuti di fare delle belle esperienze all'interno del nostro cantone. Io credo che se impariamo a riscoprire questa dinamica, come dire, qualcosa potrà restare anche per il futuro. Mi spiego, quest'estate saremo obbligati per certi versi a rimanere qui. Se scopriamo delle belle esperienze, forse ci resteremo anche l'anno prossimo. E diciamo, questo qua è il primo passo. Poi, da un punto di vista politico, si potrebbero fare attuare diversi tipi di politiche. Per esempio, una che a me piace,
viene applicata all'estero è quella, per esempio, di rendere deducibili dalle tasse le vacanze all'interno del proprio cantone, della propria nazione. Ecco, sono degli incentivi che aiutano a rendere ancora più avvicinabile il costo della vacanza, e quindi ho uno stimolo a farlo. Se qualcuno parla, per esempio, anche di buoni, ci sono diverse opzioni, ma diciamo che se c'è un incentivo economico da parte dello Stato, non è male. Ricordiamoci, tra l'altro, che il turismo è considerato come un'esportazione o un'importazione, nel senso che se io sono ticinese e vado in vacanza all'estero, è come se stessi in questo momento importando, piuttosto che chi viene dall'estero sta esportando. Ecco, quindi che se lo facciamo in casa nostra cambia completamente la logica all'interno della bilancia, dei pagamenti. E questo può avere un impatto enorme a livello economico, perché, ripeto, un turista ticinese che va in vacanza fuori dal Ticino, questi soldi sono persi nel Assolutamente. circuito economico. Ottimo. Quindi, riassumendo, c'è anche in questo momento, anche in questo momento di crisi, bisogna comunque avere uno sguardo rivolto verso uno scenario positivo. Bisogna comunque, sarebbe meglio, sarebbe necessario, sarebbe utile, rimanere comunque ottimisti sul futuro, perché il turismo non verrà meno, le persone non rinunceranno alle vacanze, cercheranno probabilmente qualcosa di differente. Obbligo, tra virgolette, di un imprenditore del turismo è andare a intercettare questa domanda un po' differente dal solito. Possiamo chiudere con questo pensiero? Assolutamente sì, io ovvio la crisi non la cerca nessuno, però ricordiamoci che il turismo è passato ed è uscito da altre grandi crisi, addirittura due conflitti mondiali, per cui si è sempre ripreso e sempre rinato. Io credo che rinascerà anche da questa esperienza. Ci vorrà il giusto tempo per rinascere, quindi non sarà, io credo, a brevissimo, ma la rinascita porta con sé delle nuove prospettive. Ricordo che il turismo dopo, ripeto, attorno ai due conflitti mondiali, ha avuto degli enormi boom e dei cambiamenti di paradigma importantissimi. Chissà che questa difficoltà, questa crisi, non sia un cambio di paradigma ulteriore nel mondo del turismo, e speriamo, questo almeno lo spero io personalmente, verso un turismo più sostenibile e che possa essere tramandato nel futuro. Forse il turismo che abbiamo vissuto negli ultimi decenni era, secondo me, un po' troppo poco sostenibile da un punto di vista ambientale dei territori, ma anche di quanto erodeva le culture dei posti in cui avveniva questo turismo di massa che sappiamo adesso. E chissà mai che questo potrà essere un beneficio per il turismo e per Chissà. l'ambiente. Grazie, Assolutamente. grazie, grazie Elia. Grazie Grazie a voi, Cristina. Maria. Ci vediamo presto per un'altra intervista dell'opinionista. Grazie mille, buona giornata.